Buongiorno cari amici, ci ritroviamo in un altro video. Sto girando il video dei prodotti finiti, di prodotti per la casa e beauty, make-up, però li ho divisi in due perché sono tantissimi, se no ci sta troppi minuti. Finiti del mese di settembre, l'ultima parte, perché come ben sapete io la prima parte, i primi 10 giorni ho girato un altro video. Allora, partiamo subito. Parto da questa confezione di veline Moschino Tempo, la collaborazione con Moschino, ma non sono secondo me veline, sono fazzolettini perché sono belli spessi, ti può soffiare anche il naso, sono veramente ottimi, li avevo comprati da Acquasapone, però non ricordo il prezzo, sono veramente speciali questi, ve li consiglio. Finita la confezione di Simil Scottex l'asciugatutto, questi qua sono di Eurofin, sono tre rotoloni, sono molto buoni, resistenti e belli spessi, a pochi euro. Finita un'altra una confezione di pulitore lavatrice igienizzante della linea Beckham, contro i cattivi odori, questa era quella là in polvere, ottima. Appena tu metti questa polverina nel cassettino della lavatrice, comunque fa il suo lavoro, pulisce tutte le cose della lavatrice, tutto il metallo e non c'è cattivo odore. Finita una bottiglia di smacca sgrassatore universale, questo si può passare nei fornelli, nelle bici, nelle moto e nelle camicie. Molto buono, solo che io non amo particolarmente la profumazione di Marsiglia quando è troppo forte e pungente. Comunque l'ho finita, come prodotto è eccellente, non c'è che dire questo. Finiti un pacchetto di quadrotti Hydrofill, che sono i quadrotti levatrucco. Sono molto buoni, compatti, non si sfaldano e sono 50 pezzi, comprati nel negozio dei cinesi. Finita una bottiglia di candeggina Déco, molto buona, bianca, non ho niente in contrario da dire. Finita una bottiglia di gel anticalcare Dexal, che sarebbe il simile Calcon, però non c'entra nulla. Io l'ho usato, l'ho comprato perché era in offerta quando sono andata da Eurofin, però diciamo non fa granché. Apro la porticina dell'oblò, del cestello, resta la puzza, resta. Non so, è un flop per me. Comunque molte volte l'ho comprato perché capitava che andavo a fare la spesa da Eurofin, mi trovavo lì e per non fare tanti giri prendevo questo, ma non ve lo consiglio particolarmente. Finita una delle tante bottiglie che però forse ho buttato di Dash per pulire i panni, come sapete è molto famoso il Dash, perché sbianca, rende i capi belli profumati e puliti, toglie tutte le macchie. E questo è quello là, salvacolore, buonissimo. L'avevo comprato in offerta forse dai cinesi. Finita una bottiglietta di Cif in crema al microcristallo. Questo si può passare sia nel bagno, nei sanitari, sia nel fornello, in tutti i posti. Pulisce bene, fa una bella crema e poi diciamo si sciacqua con l'acqua ed è ottimo, lascia un gradevole profumo di limone. Se sentite, rumore è la lavatrice che sta lavorando. Questa finita una bottiglietta di Elvib, la maschera che io adoro, olio extrafine di cocco, rende i capelli lisci, morbidi e soprattutto profumati, molto. Ma il bello è che questa qua non è che tu la metti, ti lavi i capelli e poi dopo un giorno va via l'odore. La morbidezza resta, resta anche dopo 5 giorni, il profumo di cocco è una cosa. Mi sono innamorata di questo prodotto. Finita
La crema è di estratti di bellezza, crema gel idratante, l'altro mese che l'avevo dimenticata, questa è quella là che ho ricomprato da Bottega Verde ed è molto buona, rinfresca la pelle ed è idrata veramente e opacizza. Tutte vere le parole scritte qui, mi piace un sacco, ve la consiglio. Finita una bottiglietta di bagno di schiuma, bagno doccia di Bottega Verde, petali di vaniglia. Questo è molto buono, la profumazione è molto delicata, però si sente e lascia la pelle morbida. Ma comunque i prodotti di Bottega Verde io mi trovo bene, soprattutto con i bagno doccia e altre cosine. Non ho niente in contrario mai da dire. Finita una confezioncina di Lines Intervallo Sans Slip, molto buoni, non provocano allergie, almeno a me, e rendono la pelle fresca, è vero. Finita una bottiglietta di vicinette gel con candeggina, un prodotto buonissimo anche se costa un pochettino. Un simil vicinette è quello là di Eurospin, però in questo momento avevo questo. E ho finito questo, molto buono, bianca il WC perfettamente e lascia un gradevole odore di candeggina. Finita una confezioncina di salviette struccanti della Wycon, questi in commercio mi sembrano i migliori, struccano in maniera efficace veramente il viso e soprattutto non fanno bruciare gli occhi, almeno a me non bruciano, sono molto buoni. Il pack però è un flop perché soprattutto questa confezione così che si toglie non è buona, ci vorrebbe quella plastificata, dovrebbero migliorare il packaging Wycon, speriamo lo facciano. Finita una bottiglietta di quasi una mini taglia di Dove al crema di pistacchio e magnolia a doccia schiuma, molto buono, rende la pelle morbidissima e lascia un piacevole odore di pistacchio, però molto molto delicato, non è assolutamente aggressivo. Questo l'avevo comprato da Acquasapone. Finita una confezioncina di menta dentifricio, questo white system, buonissimo, rende i denti bianchi, li sbianca e lascia un gradevole profumo nella bocca, però non come l'acqua fresh, questo ve lo dico. Finita una confezioncina di maschera per il viso Garden Love, questa l'ho comprata da Douglas, mi sono trovata non bene benissimo, tanto che l'ho ricomprata. Li rivendono nei gestoni che di solito hanno nella profumeria e mi è costata 2,50 euro, 2,90 euro, molto buona. Mi rinfresca la pelle, me la lascia bella levigata e morbida e soprattutto non brucia. È in tessuto naturalmente. Questo bagno doccia l'ha finito mio marito, tutto mio marito, della Clio dice che si è trovato bene, come sempre i prodotti della Clio sono ottimi, questo in particolar modo è fiori di iris con nettare di miele, io l'ho sniffato e ho sentito un bel odore di iris, però molto delicato, si è trovato bene. E basta, no, un'altra cosina. Ho finito lo struccante bifasico per occhi della Wycon, mi sono trovata benissimo. Se lo trovo in offerta, magari vado da Wycon e lo ricompro. Anche se ho trovato un altro suo sostituto molto buono, che è quello della Garnier Skin Active Fresh, quello nella confezioncina verde, è troppo troppo buono. Va bene, finisce qui la prima parte di prodotti finiti del mese di settembre. Ci rivediamo dopo con un altro video. A presto!